via libera alla manutenzione dei cimiteri cittadini. A comunicarlo è l'assessore del comune di Como, Francesco Pettignano, che ha spiegato: stiamo avviando le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei cimiteri. Abbiamo dato la priorità ai quartieri di Rebbi e Breccia perché necessitano di lavori più urgenti dopo i danni provocati dal maltempo. Nello specifico gli interventi riguardano i cimiteri di Montolimpino, dove è stato installato l'impianto di illuminazione nell'area dei nuovi colombari ed è in corso il rifacimento dei bagni con l'abbattimento delle barriere architettoniche. A Rebbio invece sono partiti gli scavi per realizzare un percorso adatto ai portatori di handicap che consentirà l'ingresso all'area rialzata sul lato nord che risultava difficilmente accessibile, mentre ieri sono iniziati gli interventi per la manutenzione del verde. Infine a Breccia si prosegue con l'abbattimento di alcune piante pericolanti e la pulizia del verde. Il comune in una nota fa sapere che la giunta ha approvato uno studio di fattibilità per la ristrutturazione dei due colombari al cimitero di Albate con un intervento del valore complessivo di 300.000 euro.